Benvenuti a tutti, apriamo una nuova edizione del nostro telegiornale. Sequestro da 640.000 euro per crediti d'imposta inesistenti. L'indagine della Guardia di Finanza di Perugia su un'impresa trasporto merci. Sentiamo il servizio di Elena Ballarani. Beni per circa 640.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Perugia a un'impresa operante nel settore dei trasporti di merci su strada, il cui amministratore è indagato per aver utilizzato in compensazione crediti di imposta inesistenti e aver omesso il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto. Il provvedimento, disposto dal GIP su richiesta della Procura del Capoluogo Umbro, riguarda denaro, partecipazioni sociali, beni mobili e immobili. L'operazione trae origine da un controllo fiscale avviato nel dicembre dello scorso anno dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria sulla base di un'analisi di rischio finalizzata a contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di debiti fiscali con l'utilizzo improprio di credito d'imposta concesso alle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Dai controlli è emerso, si legge in una nota della Procura, che i costi rilevanti ai fini della determinazione del credito erano stati sostenuti dalla società nel 2017 e 2018 per lo svolgimento di operazioni ordinarie come carico e scarico di merci e per il pagamento di impiegati amministrativi, commerciali e magazzinieri e non, come previsto dal legislatore, per l'acquisizione di conoscenze o capacità tese all'implementazione di prodotti, processi o servizi innovativi. Secondo la Guardia di Finanza, il credito ritenuto inesistente in quanto privo dei presupposti costitutivi è stato utilizzato in compensazione nei modelli unificati di pagamento F24 negli anni 2019-2020 per un ammontare complessivo di oltre 380.000 euro. Scendono ancora gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 11.429 a questa mattina, 358 in meno rispetto a lunedì. Lo riportano i dati della regione, in base ai quali non si registrano altri morti per il virus. Nell'ultimo giorno sono stati accertati 944 nuovi positivi, 1.302 guariti, scaturiti dall'analisi di 5.877 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 16%. Sostanzialmente stabili i ricoverati in ospedale, 225, uno in più del giorno precedente, 5 dei quali in rianimazione, dato che resta stabile. È di un ferito il bilancio dello schianto che si è verificato questa mattina a Balanzano, in direzione sud, dove hanno impattato un'auto ed un furgone, ad avere la peggio il conducente della vettura, che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale a Perugia per tutti gli accertamenti del caso. Rallentamenti si sono registrati per il traffico in direzione Todi-Terni. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso tutti gli accertamenti, ma dovrebbe trattarsi di un tamponamento con il conducente dell'auto che si è schiantato contro il camioncino. I militari del nucleo operativo e radiomobile di Città della Pieve, unitamente ai carabinieri della stazione di Panicale, hanno deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica 5 persone ritenute responsabili di essersi poste alla guida delle proprie autovetture con tassi alcolemici ben al di sopra del consentito. Un sesto conducente è stato sanzionato amministrativamente con contestuale ritiro della patente. Ha abbandonato per 3 notti senza un valido motivo l'anziano di 89 anni, invalido al 100%, che avrebbe dovuto accudire. Il badante è un uomo di nazionalità straniera assunto con regolare contratto. È stato denunciato dai carabinieri della stazione di Perugia per abbandono di incapace. I militari, raccolta la denuncia della figlia dell'anziano, hanno potuto ricostruire l'accaduto anche grazie alle riprese video della telecamera installata all'interno dell'abitazione. Parliamo dell'aeroporto di San Francesco di Assisi, che registra ad aprile il record di passeggeri con una crescita dell'11% sul precedente record. Sentiamo. È stato l'aprile più trafficato nella storia, quello che si è appena concluso per l'aeroporto dell'Umbria. Il primo mese di operatività della stagione Summer 2022 fa infatti registrare 29.240 passeggeri, pari ad una crescita del 34% sul 2019 e dell'11% sul 2015, precedente record storico del traffico passeggeri di aprile.
così come nel primo quadrimestre sono stati superati i livelli di traffico pre-pandemia. Lo ha reso noto la SASE, la società di gestione dello scalo, sottolineando che a causa del fermo voli causato dall'emergenza Covid, nell'aprile 2020 non si registrarono voli sul San Francesco d'Assisi, mentre nell'aprile 2021 furono 321 i passeggeri transitati. Superati, come detto, i livelli di traffico pre-pandemia, si legge in una nota della SASE, anche per quanto riguarda il dato relativo ai primi 4 mesi del 2022, che hanno visto totalizzare 57.462 passeggeri rispetto ai 55.647 registrati nello stesso periodo del 2019. La crescita sul primo quadrimestre del 2020 si attesta invece su un 79,6%, arrivando a toccare percentuali di crescita a quattro cifre rispetto al 2021, quando quelli transitati furono 2.130. Ottimi sono considerati i riscontri nel primo mese di operatività delle nuove rotte Ryanair da e per Barcellona e Bucarest. Grazie alle ulteriori nuove aperture programmate per giugno e luglio, nei mesi di picco della stagione estiva, l'aeroporto dell'Umbria ospiterà fino ad 82 voli di linea settimanali da e per 16 destinazioni in Italia e in Europa. Presidio dei lavoratori di Sicuritalia davanti all'ingresso dell'asta di Terni, dopo che l'acciaieria ha annunciato, nell'ottica di una riorganizzazione dell'attività, la riduzione dei servizi in appalto alla società di vigilanza privata. A promuovere la mobilitazione sono stati i sindacati Filcam, CGIL, Fisascat, CISLE, UIL, Tux UIL, secondo i quali da qui alla fine del 2022 si dovrebbe arrivare ad una quarantina di esuberi. Durante il presidio, per alcuni minuti, i manifestanti hanno bloccato il traffico lungo Viale Brin. Il percorso è molto lungo e delicato, ha spiegato Lucia Rossi, segretario generale della Filcams CGIL. AST ha spiegato che non intende avvalersi di tutti i servizi in capo a Sicuritalia. Abbiamo già ottenuto l'incontro da parte della società, il prossimo ci sarà mercoledì. Sempre secondo Rossi, Sicuritalia sta individuando dei percorsi in cui sostiene che non ci saranno licenziamenti collettivi, ma se questi prevedono il trasferimento fuori dal territorio di Terni, dove Sicuritalia non ha appalti, è chiaro che qualcuno dei lavoratori deciderà in modo autonomo. ADM ha siglato a Città di Castello il quarto protocollo con un comune dell'Umbria dopo quelli raggiunti con le autorità municipali di Perugia, Spoleto e Terni. Sentiamo Elena Ballarani. Contrastare il commercio illegale derivante dalla realizzazione e commercializzazione di beni contraffatti è l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato tra Agenzia delle Dogane e Monopoli e il Comune di Città di Castello. L'accordo, di durata triennale, sigla la sinergia di forze tra i funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e la Polizia Locale della città Tifernate. La lotta alla produzione e vendita di prodotti contraffatti o che riportano una falsa indicazione sulla provenienza, origine e qualità rispetto a quanto dichiarato rappresenta una delle principali attività in difesa sia dell'economia del paese sia della salute pubblica, ovvero degli esercizi che operano nel rispetto delle regole, della leale concorrenza e in difesa del consumatore che può essere tratto in inganno, specie quando si rivolge all'acquisto di beni da piattaforme elettroniche di e-commerce di dubbia affidabilità. È il quarto protocollo siglato dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli con un comune dell'Umbria, dopo quelli raggiunti con le autorità municipali di Perugia, Spoleto e Terni. L'Agenzia per le acci delle Accise Dogane e Monopoli è presente a Only Wine, è già il secondo anno che siamo qui per testimoniare la nostra presenza non solo nella filiera dei controlli sul vino, ma anche per testimoniare l'attività che viene svolta in ambito anticontraffazione. Abbiamo anche il nostro punto, il nostro corner del laboratorio chimico che illustrerà le modalità di controllo per quello che riguarda appunto l'olio d'oliva, che è uno dei settori veicolari per quello che riguarda l'agroalimentare umbro. La nostra presenza serve anche a testimoniare l'impegno costante e quotidiano dell'Agenzia Dogane e Monopoli nel settore dei controlli a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori. Sarà dedicata alla Spagna la 55ª edizione del Festival delle Nazioni di Città di Castello.
È la Spagna il paese ospite del 55esimo Festival delle Nazioni di Città di Castello. La storica manifestazione Tifernate renderà omaggio alla cultura musicale del paese iberico attraverso un ricco cartellone di eventi e concerti che si svolgeranno dal 6 luglio al 3 settembre. Il concerto di Noemi, una delle artiste italiane più apprezzate del momento, aprirà la 55esima edizione del festival mercoledì 6 luglio alle ore 21 in Piazza delle Tabacchine. Poi sarà protagonista il flamenco con lo spettacolo Luxuria in prima italiana venerdì 8 luglio. La programmazione principale si svilupperà a seguire su 12 giornate da martedì 23 agosto a sabato 3 settembre. Il ricco cartellone è stato presentato nel Salone d'Onore di Palazzo Donini a Perugia alla presenza della Presidente della Regione Donatella Tesei, del Sindaco di Città di Castello Luca Secondi, del Presidente del Festival delle Nazioni Leonardo Salcerini e del Direttore Artistico Aldo Sisillo. Abbiamo voluto presentare un programma che fosse il più vario possibile anche dal punto di vista dei generi musicali. Infatti, protagonista è la Spagna, ma la vogliamo vedere non solo negli aspetti che riguardano la grande tradizione musicale spagnola, da Albéniz, De Falla, i grandi autori che verranno presentati con l'orchestra da Camera Segovia, verranno presentati con il quartetto Casals, con l'orchestra regionale della Toscana e con altri solisti. Vogliamo guardare in questo periodo in cui si parla di convivenze fra culture diverse, e vogliamo guardare a tutte quelle forme musicali nate dalla commistione, dall'incontro di culture diverse e di popolazioni diverse. Una tappa importante anche perché vuole essere una tappa dopo 2 anni di grandi difficoltà di ripresa totale, quindi ripresa totale come numero di persone che possiamo ospitare nei luoghi dove si svolgono gli eventi, ma soprattutto anche perché c'è di nuovo il coinvolgimento totale di tutti i comuni dell'Alta Valle del Tevere, quindi un festival che si estende a un territorio importante che abbraccia l'Umbria, ma sicuramente anche una porzione di Toscana, perché ci estendiamo fino a Sansepolcro. Tra poco apriremo la nostra pagina sportiva. In apertura ci occuperemo della pallavolo maschile, della finale scudetto. Domani sera la Sir Perugia tornerà in campo contro la Lubec alla ricerca del pareggio subito della serie. E poi ascolteremo alcune delle dichiarazioni rilasciate ieri sera dal centrocampista del Perugia Salvatore Burrai, ospite a Grifo Stadium. Parleremo invece del sabato davvero speciale di Cristiano Lucarelli, l'allenatore della Ternana, che ha vinto il derby e poi che festeggia la panchina d'oro della scorsa stagione. Poi parleremo anche del Gubbio e della partita di domani a Pescara. Tra poco. Cosa è veramente importante in un ambiente di lavoro? Un parcheggio comodo sotto l'ufficio? Sicuramente. Una buona macchina del caffè? Certamente. Secondo noi è avere tutti gli strumenti aggiornati ed efficienti. Averli è facile. Basta chiamare noi di M2. Sono 50 anni che siamo vicini ai nostri clienti e troviamo insieme a loro le giuste soluzioni. Dalle stampanti multifunzioni ai personal computer. Passando per server e software di gestione. Tutto a noleggio zero pensieri. Con assistenza limitata inclusa e tempi di intervento brevissimi. M2, il tuo partner tecnologico in Umbria. Vuoi regalare alla tua casa il massimo del comfort e dell'eleganza? Scegli le finestre forti infissi, alta efficienza, design unico e realizzate 100% in Italia. Shabby, industrial, vintage, contemporaneo, rustico, classico o moderno. Scegli per la tua casa lo stile che più ti piace. Forti infissi ha una finestra per ogni tendenza. Oggi, grazie agli incentivi Ecobonus, Forti Infissi ti riconosce uno sconto in fattura immediato del 50% e non dovrai attendere 10 anni per recuperare le detrazioni fiscali. Ti aspettiamo in totale sicurezza nei nostri showroom a Perugia, Foligno e Arezzo. Prenota subito un sopralluogo con preventivo gratuito. Regalati un prodotto unico come una finestra Forti Infissi. Ora più che mai, scegliamo prodotti italiani. Scegliamo di essere forti insieme. Lo staff del Salone Franca Provò di Perugia, centro commerciale Emisfero, vi dà il benvenuto.
Vieni a trascorrere un momento di relax e lasciati coccolare dai nostri parrucchieri, sempre pronti con passione e cordialità a valorizzare ogni giorno la tua bellezza. Con professionalità e creatività, lo staff Frank Provo ti presenta attraverso le sue collezioni tagli femminili e glamour ed esclusivi servizi di colorazione per esaltare la bellezza dei tuoi capelli. Ti aspettiamo a Perugia, presso il centro commerciale Emisfero. Pizzeria Ristorante Maghera, aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Con la sua ampia scelta di piatti genuini e gustosi, vi offre la possibilità di poterli gustare anche nell'ampio spazio all'aperto. Pizzeria Ristorante Maghera. Vi aspettiamo a Perugia, in via Pietro Soriano. In apertura della nostra pagina sportiva parliamo di pallavolo maschile, parliamo delle finali scudetto. Domani sera la Ser Perugia tornerà nuovamente in campo all'Euro Suole Forum per gara 2, cercherà di riportare subito in pari la serie dopo aver perso gara 1 domenica in casa al Palasport per al quinto set proprio contro la Lubi. Allora sentiamo. Ritmi serrati per i Black Devils che hanno dovuto resettare immediatamente la sconfitta al tiebreak di gara 1 delle finali scudetto e guardare a gara 2 per rimettere subito in equilibrio la serie al meglio delle 5 partite che porterà all'assegnazione dello scudetto. Fischio d'inizio domani alle 20:30 all'Euro Suole Forum di Civitanova. Le semifinali ci hanno dimostrato come il fattore campo quest'anno può essere ribaltato anche con estrema facilità. Ora c'è gara 2 in casa della Lube, che partita ti aspetti? Sì, sono durante questi playoff dobbiamo resettare sia in caso di vittoria che di partita, perché ogni partita a sé non è che si possono vincere o perdere due partite in una sola gara, quindi sgombriamo la testa e torniamo in palestra a lavorare. Sappiamo che affrontiamo una squadra che ha dominato la stagione, che ha grandissime individualità, che ha una fase break mostruosa tra individualità di battuta e individualità di muro, e quindi è dura, perché quando ti mettono con la palla staccata, vanno col muro a tre, con grandi interpreti, è molto difficile riuscire a dare continuità al proprio cambio palla. Credo che la prima è una resistenza mentale, accettare la sfida da quel punto di vista, sapere che in quelle situazioni non c'è un errore tuo ma c'è una qualità avversaria, e l'altra, se quello non basta, continuare a crederci, continuare a resistere, continuare laddove loro ti tengono in quelle situazioni, accettare che magari devi tenerli tu quando contrattaccano e fare una fase break tu. Che partita ti aspetti in gara 2? Abbiamo visto in queste semifinali che il fattore campo quest'anno può essere ribaltato. Sicuramente gara 2 sarà una battaglia. Secondo me stiamo giocando una finale, non è che stiamo giocando la prima partita del campionato, stiamo giocando una finale, siamo due squadre molto forti, sicuramente battaglieremo per portare a casa la vittoria. Adesso Perugia arriverà là a carico e vorranno vincere, noi staremo là per provare a vincere anche noi, quindi sarà una grande battaglia. E a proposito di Ser Perugia, questa sera interviste ed approfondimenti nell'ambito di Sottorete a partire dalle 20:30. Adesso parliamo di calcio. Il centrocampista del Perugia, Salvatore Burrai, è stato ospite nei nostri studi ieri sera nell'ambito di Grifo Stadium. Tra i tanti argomenti trattati naturalmente c'è stato anche quello relativo al derby, ma anche l'analisi dell'ultima giornata di campionato. Allora sentiamo un estratto dell'intervista di ieri. Sapevamo che era una partita particolare, lo era anche per noi, non solo per i nostri tifosi, perché ci poteva permettere di comunque già da domenica a sabato di prendere Frosinone. L'impatto della partita secondo me è stato buono, chiaramente era una partita sporca, una partita un pochettino bloccata, loro hanno avuto l'occasione, l'episodio di portarsi in vantaggio.
Noi l'abbiamo avuto qualche minuto dopo con Rosi sul calcio di punizione. Nel complesso, secondo me, è una partita da pareggio. Non ho visto una Ternana superiore a noi, anzi. È chiaro che noi sicuramente, come tantissime altre volte abbiamo fatto, potevamo fare di più sull'aspetto di creare le occasioni da gol, questo sicuramente. Abbiamo l'obbligo, sino alla fine, di provarci perché il campionato ce lo permette e poi perché ce lo meritiamo, quindi come squadra noi ci proveremo sicuramente sino all'ultimo minuto, poi se ci riusciremo secondo me sarà un grandissimo risultato. Siamo passati da 2 anni fa un momento bruttissimo a oggi parlare che ci giochiamo un playoff, quindi secondo me bisogna avere anche un po' di equilibrio, capisco che soprattutto dopo la sconfitta del derby ci sia un po' di amarezza, ma siamo i primi noi a essere comunque molto dispiaciuti per tanti motivi che già abbiamo elencato, quindi mi fa piacere comunque sapere che tante persone sono con noi, soprattutto la maggioranza, e che magari venerdì, come ha detto Paola, possono venire allo stadio a darci una mano. La vittoria del derby e la panchina d'oro della Lega Pro 2020-2021, quello scorso è stato sicuramente un sabato da ricordare per l'allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli. Il derby, il calore del pubblico, la vittoria, ma anche la consegna davanti a 11.000 spettatori della panchina d'oro della Lega Pro 2020-2021, premio dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Quello scorso è stato un sabato indimenticabile anche per l'allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli, premiato nelle prepartita da 2 ex tecnici delle Fere, Renzo Olivieri, attuale presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, e Mario Beretta, che fa parte del comitato di presidenza della stessa associazione. Questa panchina d'oro la ritiro io e la porto a casa io, ha detto Lucarelli, ma idealmente è condivisa con tutto l'ambiente, nessuno escluso. Intanto la Ternana è tornata ieri al lavoro all'Antistadio Taddei per preparare l'ultima partita di campionato, che vedrà le Fere impegnate sul campo dell'Ascoli venerdì sera con fischio d'inizio alle 20.30. In 6 si allenano a parte Falletti, Salzano, Sorensen, Kutsupias, Salim, Diakité e Mazzocchi. Con la vittoria sul Perugia la Ternana è salita a quota 54 punti, conservando il 10° posto, che rappresenta l'obiettivo minimo fissato da Lucarelli per questo finale di stagione. È stato un mese di aprile da incorniciare per i rossoverdi, con 13 punti raccolti in 6 partite giocate, con una media che supera i 2 punti a gara. Un andamento che soltanto l'Ascoli ha saputo eguagliare, e quindi venerdì al Del Duca si affronteranno le 2 squadre più in forma della Serie B. Parliamo di playoff, quelli del Gubbio. Rosso-blu in campo domani all'Adriatico alle 20.30 nel secondo turno contro il Pescara. Si gioca in gara unica con i rosso-blu costretti a vincere. Allora andiamo ad ascoltare le parole del tecnico Vincenzo Torrente. Sappiamo che abbiamo soltanto un risultato, giocando una squadra favorita all'inizio dell'anno insieme ad altre 5, una squadra che dei valori per me a livello di Modena e Reggiana, quindi una bella sfida, stimolante, grande motivazione, uno stadio bello contro un avversario di valore, e noi proveremo a batterli. Tutti a disposizione? Sì, tutti a disposizione, tranne vabbè Aurelio. È una squadra che comunque ha subito anche, quindi noi dobbiamo cercare di sfruttare le opportunità che capiteranno. Poi saranno i dettagli a fare la differenza. Queste partite qui, che possono essere anche equilibrate, poi una giocata di un singolo, una situazione da fermo, possono essere fondamentali. Sarebbe qualcosa veramente di storico. Già abbiamo fatto una cosa storica, ma mi piacerebbe arrivare alle fasi nazionali. Noi ci proveremo, sappiamo che non è facile, ma ce la metteremo tutto per regalare una gioia ai nostri tifosi.
E prima di lasciarvi, vediamo, conosciamo insieme quale sarà l'arbitro che dirigerà la partita del Perugia. Michael Fabbri della sezione di Ravenna dirigerà dunque Perugia-Monza, gara valida per la 38esima giornata di campionato di Lega Serie BKT, in programma venerdì sera alle 20.30 allo Stadio Curi. A coadiuvarlo gli assistenti Alberto Tegoni di Milano e Pasquale De Meo di Foggia. Quarto ufficiale sarà Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore, al VAR Paolo Valeri di Roma 2 e a VAR Damiano Margani di Latina. 4 i precedenti con lui, 2 pareggi e 2 sconfitte. Internazionale quest'anno 23 gare, di cui 3 in Conference League, una in Serie A, 11 una in Serie A Grecia, 11 in Serie A, ultima gara Roma-Bologna 0-0, proprio quella di domenica scorsa, e 5 in B. Ha diretto anche una gara di qualificazione ai prossimi europei Under 21. E con questo è davvero tutto, grazie di averci seguito, arrivederci.